Ciao! Ciao! Piacere, il piacere. Ah, no, scusa, c'ho la mano sporca di mela, scusami perché stavamo cucinando la torta di mele. Te si chiama Julie? Capisco che sono grande, ma non così tanto. Sono solo la babysitter Sofia. Chi sei? Maestro Luca. Oddio, male maestro Luca. Che occhi a cuoricini ce l'ho. Vado a controllare. Vuoi che ti accompagni? Oh, mamma mia, questo. Ok, allora voi mi darete una mano. Ok. Però ci deve essere anche Sofì. Sofì. Dove è finito? Cercatemi insieme. Allora, se io ti do quella da 90, tu quale mi dai? Questa. Ok, la scambiamo, vai. Questa è tua e questa è mia. Ok, perfetto, sì. La torta va benissimo. Sì, l'importante è che sia commestibile per il cane. Ok. Poi, scusami un secondo. Sto organizzando la festa di Rocky. Un secondo che tu ti parlo, aspetta. Sì. Sì, oltre a quello ovviamente vorrei anche dei biscottini a forma di osso. Sì, ovviamente che siano commestibili sempre per il cane. Sì. Ah, ok. Sì, perfetto. Invece, possiamo fare... No, adesso tocca a me. Vai, inizia tu. Ok, dai, ciao, ti ringrazio gentilissimo come sempre. Ciao. Sì, ciao. Okay. Ok, allora, tutto sotto controllo. Sì. Per la festa di Rocky sta procedendo tutto a regola d'arte, dato che ovviamente, come sai, Lucia, la mia amica, si è ammalata. Certo, e certo, quindi certo. Non si può occupare dei palloncini. Ok. Quindi... Devo soffiare anch'io. No, dobbiamo andare a comprare comprare tutti quanti gli aggiuntivi. Certo. Quindi, ora pensavo di chiamare l'agenzia delle babysitter per farmene mandare una. Certo. Sei d'accordo? Sì, okay. sì. Perfetto. Sono pochi stanno i bambini. Sì, assolutamente. Ok, allora aspetta. Io arrivo, ok? Sì, vai, andando io faccio la chiamata. Sì, buongiorno, l'agenzia di babysitter? Sì, ok, allora è il numero giusto. Allora, senta un attimo, io avrei una necessità abbastanza urgente. Oggi pomeriggio mi devo assentare con mio marito. È possibile che venga una babysitter? È possibile che venga una babysitter a casa mia? Sì, in via... Roma, sì. Mi scusi un secondo. Allora, Antonio, sono al telefono, per favore, puoi evitare? Vai su, sì, vai diretto dove sono. È mezz'ora che sei. Sì, mi stava dicendo, mi scusi, ma mio marito non si fa mai gli affari suoi. Sì, ok. Ok. Allora, tra un paio d'ora dovrebbe arrivare. Benissimo. Grazie, saluti, grazie. Che quando arriva? Allora, a parte che quando io so... Guardate quello che ha agitato, non sono io. Allora, tra un paio d'ore dovrebbe arrivare la babysitter nuova. Mm-hmm. E potevi farmi fare la telefonata in maniera più equilibrata. Ma è mezz'ora. Vabbè, Chiara, Diego. Chiara, Diego, dove siete? Mamma, siamo sul divano che giochiamo ai Pokémon. Arriviamo io e papà che dobbiamo parlarvi. Ok. Allora, tu mi dai quella da 100, io ti do questa da 120. Ok, vai. Eccovi, bimbi. Sì, mamma. Paola, io e papà dovevamo dirvi una cosa. Sì. Lo so che non sarete troppo contenti, ma abbiamo chiamato l'agenzia delle babysitter. Ok. E tra poco dovrebbe arrivare la nuova babysitter. Sì. Come si chiama? Non lo sappiamo ancora. Sorpresa. E anche nostra è una bella sorpresa, deve essere. Quindi, un'altra cosa molto importante, evitiamo di fare tutti gli errori che abbiamo fatto con Sofì la babysitter, vi ricordate? Assolutamente. No? Mi raccomando. Perché io e papà ci dobbiamo assentare un paio d'ore. Sì. Perché mercoledì è il compleanno di... Quindi bravi. Dobbiamo organizzare la festa di compleanno, che ovviamente voi anche da casa, certo, lo vedrete che cosa stiamo organizzando. Ma... Finalmente, macchiette e macchiettine, terremo un super firma copie. Se non lo sapessi, sabato 25 novembre alle ore 11 saremo presso la libreria Mondadori in Piazza Duomo a Milano. Ebbene sì, amici, staremo lì insieme a voi per 4-5 ore fino alle 4-4 e mezza del pomeriggio, dove potremo firmare tutti i libri nostri che avete acquistato e soprattutto ci sarà una super sorpresa. Quindi mi raccomando, non mancare, vieni accompagnato da qualcuno e ci vediamo sabato 25 alle ore 11. Ah, se tu dovessi andare a scuola e ovviamente non saltare scuola, ma bensì puoi anche venire nel pomeriggio, perché tanto noi fino alle 4 e mezza del pomeriggio ci troverai lì. Quindi non avere fretta, ci vediamo anche dopo pranzo. Vabbè, dai, ci vediamo a Milano. Mi raccomando, non mancare. Non si dice nulla, non si dice nulla. Vabbè, intanto noi andiamo a prepararci. Dai, ci vediamo dopo, intanto ci prepariamo. Ciao, ciao, dopo. Ciao, mamma.
Allora io tiro 140, tu quelli mi dai? Chissà chi sarà questa babysitter. Secondo me bassa. Secondo te che colore hai i capelli? Secondo me è un po' come te, come me. Tipo un po' castana. Vabbè, ci pensiamo dopo. Allora io ti ho dato 140 e io ti ho dato 100. E questa te l'ho data io. Sono di nuovo a casa di mamma Giulia e figlia Chiara. La via mi sembrava familiare, infatti. Oh, mamma mia. Vabbè, pazienza, vedremo. Chissà cosa diranno quando mi vedranno. Allora, io ti... Ma chi si è suonato alla porta? Va, andiamo a vedere? Andiamo. Ok. E tu cosa ci fai ora qui? E ora cosa ci fa Sophie dalla nostra? Bimbi, scusate, chi era la porta? Sophie. Allora, era la babysitter nuova, non era Sophie. Perché gli avete chiusa la porta in faccia? E Sophie, ok, allora, un secondo, mamma Giulia un attimo, ragiona. Allora, cosa ci fa lei qua? Non lo so, ma noi abbiamo chiamato un'agenzia. Chi è arrivata alla fine? Sophie? Sì, guarda. Sophie? Sì, ecco, Sophie. E adesso cosa sappiamo che... Qua? Non lo so, io ho chiamato l'agenzia di babysitter. Oh, ma Polina, dai, è fuori, apri. Va bene, dai, ok. Ciao Sophie. Cosa ci fai qua? Sì, entra, così ci spieghi cosa ci fai qua. Ok. Allora, Sophie, noi abbiamo... No, aspetta, cerchiamo di capire bene. Cosa ci fai tu qua? È vero, cosa ci fai tu qua? A me hanno detto di venire qua. Ok, l'agenzia di babysitter. Okay. Quindi tu saresti una babysitter? A quanto pare sì, sicuramente lei era abitava vicino a casa nostra e l'agenzia ha mandato lei. Vabbè, che dici Anto, diamo una seconda possibilità? A tutti si dà una seconda possibilità. Sinceramente è vero, la seconda possibilità va data a tutti, quindi diamogli di nuovo la seconda possibilità, ok bimbi? E poi siamo sotto il periodo di Natale, siamo tutti buoni. Quindi... E mi raccomando, anche tu devi essere buona. Promesso. Ok, quindi togliti la giacca e casa ormai la conosci e fai come se fosse casa tua. Assolutamente. Vabbè, io e papà ci dobbiamo assentare, andare. Ok? E farete bravi, vero, con Sophie? Sì. Sophie, farai la brava con i bambini, vero? Assolutamente sì. Okay. Mi raccomando, Dai, bimbi, noi dobbiamo andare, ci vediamo dopo. Bacetto. Ok. Vado a levarmi tutto. Ok, noi ci aspettiamo. Dove ci aspettiamo? In cucina che facciamo la torta. Una torta? Sì, sì! Macchiette macchiettine, super novità. Potrete ordinare oppure acquistare in tutte le librerie d'Italia oppure nel link in Amazon che vi lascio sotto nel link in descrizione il nostro nuovo libro, Il mistero di Madame Mystero. Fatemi sapere che cosa ne pensate e correte ad acquistarlo. Però dico, non è giusto che mamma e papà hanno dato una seconda chance a Sophie. Secondo me non è giusto. Però hanno ragione pure mamma e papà, perché nel periodo di Natale si dà tutti una seconda chance e si è buoni. In teoria si deve essere buoni sempre. Scusami un attimo, io pensavo fossi già in macchina. Sì, sto andando, sto facendo l'ultimo ordine e arrivo, perché devo prendere una cosa su Amazon. No, tu non devi prendere. Se no non mi arriva. Noi dobbiamo andare, ok? Allora, già questa cosa che abbiamo detto subito sì a Sophie mi sembra un po' una cosa assurda. Capito, giù, però naturalmente gli dobbiamo dare un'altra chance, sennò... Sì, ok, un'altra chance, ma... Proviamoci. No, ma scusami un attimo, vuoi proprio che un'agenzia di babysitter non trovi un'altra persona da mandarmi se non però, Sophie? Però, sai cosa devi... Ma dai, cioè, su, devi pensare anche che l'agenzia, naturalmente, deve mandare persone qualificate. Sophie è qualificata per i bambini, capito? Ho capito che è qualificata, però si è comportata male con noi. E cioè... mi fa molto strano che mamma hanno dato una seconda chance a Sophie. Vabbè, lasciamo perdere. Mettiamo alla prova Sophie se è buona come dice lei oppure è sempre stata cattiva, capito? Sì, ma sei sicuro che sono le uova? No, guarda, sono le galline. Ma certo che sono le uova. No, così spacchi la scatola. Io? Vabbè, mi
funzionerà bene questa preparazione di torta. Facciamo la torta alle mele, quella che facevamo sempre, ok? Ok. Vabbè, aspettiamo Sofì. Proviamoci, oh, se non va... Basta. No, vabbè. Cancellata proprio totalmente. Ok, possiamo andare. Finalmente fatto? Sì, ce l'ho fatta. Ok, dai, allora andiamo. Chiara, è questa la tortiera? Sì, è quella, Diego, portamela. Ok. Ok, Diego, tu metti lì la tortiera, io ho preso le mele. Secondo me basteranno due. Due mele, perfetto. Ok, iniziamo. Vai, iniziamo. Ok, vai. Prima di tutto, leghiamo i capelli. Ok. Ah, mi raccomando, amici da casa, che quando dovete cucinare o dovete fare torte come noi, legatevi sempre i capelli, perché è brutto trovare dei capelli nei piatti, immaginatevi. Però dicono se li lega perché è maschietto, eppure non ce l'ha lunghissime. Sì, è vero, brava Chiara, perché non è assolutamente igienico. Vabbè, adesso cominciamo. Ok. Prendiamo la ricetta, allora. Sì, dai, mamma, ma sono stato male la scorsa settimana, lo sai, non sono potuto andare. Sì, dovevo andare, la preside mi ha detto, vai da quei signori. Lo capiranno, mamma, sono stato male. Dai, vado ora, ti lascio. Sì, dai, ciao mamma, ciao, 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 ciao. Ok, sbuccia e taglia a fettine due mele. Ok. Ah, i coltelli vanno sempre in mano agli adulti, mai ai bambini, ricordatevelo. Vai. Tagliamo. Ha suonato il campanello. Allora, mi raccomando, non utilizzate il coltello, non fate nulla. Io vado ad aprire, ci ritorno subitissimo. Ok, okay, va bene. Aspettatemi qua. Ok. Diego, forse abbiamo fatto bene a dare una seconda chance a Sophie. Hai visto com'è? È carina, simpatica e ci divertiamo un sacco, hai visto? Che ci può fare anche la torta. Chi sarà mai? Ciao! Ciao! Piacere e piacere... Ah, no, scusa, c'ho la mano sporca di mela, scusami, perché stavamo cucinando la torta di mele. Te sei mamma Julie? No, in realtà capisco che sono grande, ma non così tanto. Sono solo la babysitter Sofia, la babysitter dei bambini. In effetti, chi sarà la porta? Boh, andiamo a vedere. Prego! Grazie! Comunque, si chiama mamma Giulia. Giulia, scusa. Ok. No, non fa niente. Se vuoi levarti scarpe e tutto, puoi mettere anche di là. Ok. Finalmente, macchiette e macchiettine, terremo un super firma copie. Se non lo sapessi, sabato 25 novembre alle ore 11 saremo presso la libreria Mondadori in Piazza Duomo a Milano. Ebbene sì, amici, staremo lì insieme a voi per 4-5 ore fino alle 4-4 e mezza del pomeriggio, dove potremo firmare tutti i libri nostri che avete acquistato e soprattutto ci sarà una super sorpresa. Quindi mi raccomando, non mancare, vieni accompagnato da qualcuno e ci vediamo sabato 25 alle ore 11. Ah, se tu dovessi andare a scuola e ovviamente non saltare scuola, ma bensì puoi anche venire nel pomeriggio, perché tanto noi fino alle 4, 4 e mezzo del pomeriggio ci troverai lì. Quindi non avere fretta, ci vediamo anche dopo pranzo. Vabbè, dai, ci vediamo a Milano, mi raccomando, non mancare. Ah, una cosa, io devo dire a mamma Giulia e papà Antonio chi è entrato, come, chi sei? Maestro Luca. Ok, e va bene, allora vado un attimo a chiamarli e ti dico subito. Okay. Va benissimo, aspetto. Ok. Che carina però questa ragazza. Molto simpatica. Carina. Hanno fatto anche due libri. Il mistero di Madame Mistero. Penso che me lo leggerò. Bella questa casa. Carina. Bimbi, ciao. Allora, è arrivato il maestro Luca. Sofì, il maestro non si chiama Luca, si chiama Luigi. Comunque oggi non doveva venire, vero? Vabbè, venga a controllare. Ciao. Ma ho capito che in una settimana si cambia e si cresce. Ma tu oggi non dovevi venire. Perché sei venuto? Eppure tu non mi sembri il maestro Luigi. Come ti chiami? Io sono Luca, bambini. Il maestro Luca. La preside mi ha detto di venire settimana scorsa, ma sono stato male. E oggi mi ha mandato qua. Ha detto che dobbiamo fare delle ripetizioni delle materie. Luigi? Dove è andato a finire? Luigi! E chi lo conosce Luigi? È impossibile! Sarai amico di Luigi e vuoi sapere che fine ha fatto Luigi? Non lo conosco Luigi! E allora perché la sei?
signora presidente ti ha mandato qua? Perché sono il maestro, dobbiamo fare ripetizioni. Questa cosa non mi quadra, perché il maestro Luigi era il nostro maestro. È la valigetta di Luigi. C'è qualcosa che non quadra. Tu stai qua, che vado a chiamare mamma e papà subito. E poi mi devi spiegare chi ti ha mandato qua. Questa bimba mi darà del filo da torcere. Ecco, perché se no sono troppo... Basta. Ok, prenditela. Almeno siamo tutte e tre uguali. Giusto, ora chiama la mamma. E chiamala, chiamala. Ti dirà che sono il maestro Luca. Ma noi abbiamo parlato con il maestro Luigi. Non conosco Luigi, non lo so chi è. Amazon? No, sono l'insegnante. Abbiamo deciso insieme a papà di chiamare Luigi, il maestro che vi accompagnerà nelle prossime settimane. Dimmi tutto Luigi, cosa hai bisogno? Mamma Giulia, avrei bisogno del bagno. Devo rubare il computer di mamma Giulia, posso andare a suonare per finta il campanello e intrufolarmi in cucina. Metto viva voce, ok? Ciao amore, che sta succedendo? Mamma, allora ti spiego. Eravamo con Sophie che stavamo facendo una torta. E ti sei fatta male? Ti sei tagliata? No. Ok. E poi qualcuno ci ha suonato al campanello, che è il maestro Luca. Ma noi non conosciamo nessun maestro Luca. Non si chiama Luca, si chiama Luigi. Ma eppure gli sono cresciuti i capelli, è diventato più alto. Ti faccio sentire una cosa. Come ti chiami? Salve signora, sono Luca il maestro. Mi ha mandato la preside. Luca il maestro. Quindi hai visto Antonio, te l'avevo detto. Ok, scusa se non ho capito. Salve, sono Luca il maestro. Quindi mi ha detto la preside di andare oggi. E quello di prima chi era? Sarà stato un impostore quell'altro. Ma ora cosa devo fare? Continuo la torta? Sì amore, allora. Certo, stai tranquilla. Ok, quindi farò la torta con noi. Va bene, ok, ciao. Hai visto? Ti avevo detto, era un maestro Luca. Sì, ma tu non sai la storia che è successa. Andiamo a fare la torta di mele, ok Diego? La torta di mele? Sì, stavamo facendo la torta di mele con la nostra babysitter Sophie. Sì, andiamo a finire la torta. Ok, andiamo. E la valigetta la puoi pure dare a me. Lo sapevo Lucio che era quello cattivo. Allora Sophie, ho sentito mamma e papà e mi hanno detto che lui diventerà pasticcere, ok? Ci aiuterò a fare la torta. Io intanto ho già tagliato le mele. Ok, vediamo un po'. Dopo aver tagliato le mele, vai. Allora, preriscalda il forno. No, aspetta. Versa nella terriera la miscela, il burro e le uova, ok. Allora, però prima di iniziare vado a prendere il telefono, così se chiamano mamma Giulia e papà Antonio siamo reperibili. Ok. Se vuoi te posso andare a prendere io il postato. No, grazie, posso prenderla anche da sola. Vado. Oh, il culo. Ma hai visto Luca? Che occhi a cuoricini che ha. Secondo me Luca a Sophie gli piace. Sophie a Luca no. Vabbè, continuiamo la porta. Luca? Luca? E là? Sì, ci sono. Non fare mai più così, ok? Mi hai fatto prendere uno spavento. Vabbè, Sophie! Arrivo! Luca, ci sei? Ci sono. Sei sul nostro pianeta Terra? Sì, facciamo la torta. E ora cosa si deve fare? Allora, aspettiamo Sophie prima. Sophie! Eccomi! Ho messo il telefono. Perfetto. Lo facciamo qua? Ok, continuiamo. Ok, allora. Mi sa che sono credo. Va bene, continuiamo la torta. Vado a controllare. Vuoi che ti accompagni? Oh mamma mia questo. No, vado da sola, grazie. Oh, ma non vuole proprio essere aiutata questa Sophie. Devi stare tranquillo e non devi fare... Ok? Volevo essere romantico. A me non piacciono le persone romantiche. Ok, allora voi mi darete una mano. Ok. A una condizione. Sì, faccio tutto quello che vuoi. Ragazzi, vai là. Perché in teoria il maestro Luigi i bambini lo conoscevano. Infatti io non lo so, gli ho aperto, mi ha detto che era il maestro Luca, poi ho chiesto a tutti i bambini che erano e scrivano niente. Vabbè dai, andiamo in cucina che così sì. Parlo un attimo, okay. Dai, grazie. Ok, tranne dovrai fare tutto quello che ti dico io. Noi. Ah sì, giusto, noi, ok? Affare fatto. Così detto? Affare fatto. Così detto? Affare fatto. Pure Sophie, eccoli. Ok, allora Luca vieni con me di là che io e papà Antonio ti parliamo un attimo. Io continuo. Sì, tu continua poi. Ok bimbi, sì. Prego. Ok,
vieni pure. Anto, ok, e... ciao, piacere Luca. Intanto piacere Mamma Giulia. Allora, è successo un qui pro quo perché la preside mi aveva dato il contatto di un certo Luigi. Sì. Che però inizialmente, se tu te lo ricordi, quando ho fatto la telefonata, io avevo capito Luca, non Luigi. Sì, infatti. Luca Rossi, il maestro di sostegno, va benissimo, ok. Sì, non ho capito un certo Luca, Luigi, non ho capito, ma ha detto che a breve mi dovrebbe mandare il contatto telefonico. Secondo me si sono sbagliati. Tu sei quindi il nipote della preside, Luca? Luca. Sì, giusto. Luca, il maestro. Io lo sapevo, c'era qualcosa sbagliati. Che non andava con questo Luigi, mannaggia. Quindi, se per te va bene, dalla prossima volta verrai a fare delle lezioni con Chiara e Diego. Va bene, però ci deve essere anche Sophie. Quindi organizziamoci. Okay, va bene. Noi comunque ti facciamo sapere. Intanto vai con lui che lo accompagna alla porta. Bene. E vi scambiate i numeri. Va benissimo. Andiamo. Dai. Noi siamo pronti, si becco. Abbiamo preso due piccioni con una fava. Secondo me questo Luca non me la racconta giusta. Mi sembra bravo, però mi sa che si sta innamorando di Sophie. Vabbè, intanto io vado a vedere la torta e ci vediamo nel prossimo episodio. Cercatevi insieme a noi. Diego è sparito, è stato rapito. Adesso cominciano i guai, perché se non c'è l'ansia sale, non si ferma. Neve bianca, moto slitta, iniziamo la ricerca con me.